la sua ballata particolare, il suo sicuro broccolinese, The Adamo e The Piccola Clark, fondò il primo Festival Campus europeo, perché la notizia è questa, non è White, e in un certo senso, vabbè, forse è un'altra storia, e con Glenn Latour il primo Festival Campus, una festival senza soluzioni di continuità che durava due giorni in questa prateria a 30 km da Liegi, un luogo piovoso, 8.000 spettatori nel primo anno, ma nel secondo furono 40.000, e nel frattempo Joe capì che non bastava solo il jazz, bisognava allargare la platea e la formula, e quindi diventò un festival jazz, pop, rock, folk. Questa è la genesi di Palermo Pop 70. Che raccolse 80.000 persone in 4 serate. Palermo Pop 70 innanzitutto è a sua volta figlia di un'altra folgorazione, quella che Joe Napoli e la sua amica conosciuta con Glenn Latour e presentata lì da Carlo Alberto D'Elia, anzi se ci fosse Linda in sala io ne sarei molto contento, e con la sua amica Silvana Paladino Florio, rivelatasi grande secondo la tradizione di famiglia, anche mecenate del rock e del pop a Palermo e di quella sua casa alla Tornana nella Cenacolo, di artisti, di intellettuali, ma anche di gente semplice, di giovani musicisti, di musicisti famosi. In ogni caso siamo nel 1969 e Joe e Silvana sono a Woodstock, quindi pensate un po' che esperienza, frastornati da quell'esperienza, incantati da quella grande festa di popolo e di musica, tornano a Palermo con il progetto di creare un grande evento pop che facesse di Palermo la capitale mediterranea del pop internazionale. Così nacque, e poi nel frattempo insomma, nasce questo racconto che non è solo un racconto di musica, è un racconto di persone, è un racconto di protagonisti, di retroscena, di aneddoti, di malcostume politico, di moralismo, di polizia eccessiva, ed è il racconto anche di una Sicilia che non era soltanto la festa di musica della Favorita, ma era anche la capitale della mafia, e di lì a poco infatti sarebbe stato sequestrato Mauro De Mauro. Benissimo, era anche la patria di un genio creativo, quello che chiamano su Wikipedia il padre della computer art. Ecco a voi Filippo Panzeca, un applauso. Filippo, nel libro è ben descritto e c'è pure un titolo questa storia tua col Pop 70, si chiama Le colonne di Filippo Panzeca. Ma che colonne, che colonne era? Le colonne? Praticamente fare una scenografia in uno stadio dove ti proibiscono appena entri, le poltrone non si possono toccare, il campo non si può toccare, tu non capisci cosa devi fare prima. A un certo punto io ero venuto da Milano, che avevo incontrato Silvana, mi ha detto vieni qui che c'è da fare questo lavoro. Quindi io sono venuto qui, ero allora direttore della scenografia della Gamma Film. E la Philips in quei 5 giorni aveva presentato un nuovo videoproiettore in bianco e nero che doveva essere utilizzato per le manifestazioni. Io ho preso la palla al balzo e chiesi alla Philips se potevano portare questo videoproiettore a Palermo. Loro accettarono, mi hanno detto perché no, cioè, basta che gli organizzatori ospitano i nostri tecnici e si pagano il trasporto, lo facciamo. Ma la cosa complicata fu quando arrivò qui il videoproiettore, e quando dovevamo montarlo, perché ho una vita io, perché questo videoproiettore dell'epoca.
Grazie, grazie. Ma torniamo ai contesti. Ok. Ce n'è più di uno, ovviamente, prima Duke Ellington, il suo complesso elegantissimo ed eccezionale. Questo artista 71enne mi mandò in estasi col suo incredibile talento. Chiaro che rimasi anche sbalordita dalle ricche selezioni di droghe che vidi nella custodia di uno strumento di un componente della sua band. Il tipo non molto alto con la bandana. Come si è sempre detto nel gergo musicale, thank you.